Il porto. I pescatori, quando non sono per mare, hanno sempre qualcosa da fare. Questo vecchio marinaio, infatti, sta riparando la rete da pesca. Eh? Oh, ma che cosa? Mi scusi, dov'è ormeggiata la grande nave? Laggiù. Grazie mille. Che bello, voglio fare un bel tuffo. Grazie, capitano. Siamo arrivati, Barba Mamma. Che ve ne pare, piccoli? Bella questa nave, vero? Bellissima! Come grande! Oh? Ah, la 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 la! Visto? Non vi sembra uguale a Barbottina? Barba, Barba, non prendere in giro tua sorella. Basta litigare, andiamo dal padrone della nave. Buongiorno, signore. Vogliamo noleggiare la sua nave. Perfetto. È una giornata meravigliosa per fare un bel giro in mare. Molla la cima, leva l'ancora. La nave parte con al timone Barba Papà. Arrivederci! 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 Sfideremo le tempeste e gli uragani. Ma che dici? Io ho paura. Questa nave ci porterà fino ai Caraibi. Secondo me sono pazzi a partire proprio adesso. Il tempo sta per cambiare e non promette niente di buono. Vola, vai ad avvisarli. Purtroppo però i gabbiani non riescono a farsi capire dai ragazzi. I Barba Bebè ridono, scherzano e pensano che i gabbiani abbiano fame. Barba Barba dà da mangiare anche ai pesci. Ehi, avete visto com'è grosso quel pesce? Oh, ma che succede? Gatto! Presto, Barba Papà, bisogna aiuto, fare qualcosa! Aiuto, aiuto! Niente paura, ci penso io! Resto di stucco! È un barbatrucco! Ed ecco che Barba Papà si trasforma in una ciambella e salva il suo piccolo. Ecco le prime nuvole. Il sole si nasconde, si alza il vento e il mare inizia a diventare grosso. È arrivata la tempesta. I Barba Bebè diventano subito tristi. Vi ho preparato qualcosa da bere, piccoli. Oh! 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 La nave viene sollevata dalle onde. E il vento rischia di strappare le vele. Salto sull'albero maestro a controllare la vela! Vengo ad aiutarti! Oh! Attenta, Carlotta! Oh! Oh! Il coraggioso Francesco decide di salire ugualmente. Il mare fa davvero impressione visto da lassù. E a un certo punto un'onda altissima rompe il colombiere in cui si trova Francesco. In men che non si dica, Barbottina si trasforma in colombiere e salva il suo amico Francesco. Anche la vela è rotta. Resta di stucco. È un barbatrucco. Oh, un'onda ha portato via la sirena! Niente paura, Barba Forte. Farò io la sirena. Il mare si agita sempre di più e manda in pezzi la nave. Trasformiamoci anche noi in vele. Resta di stucco. È un barbatrucco. E con l'aiuto dei barbatrucchi, la nave riesce a superare la tempesta e a fare ritorno in porto.